mesi di svolta per Tuna Link. Dove Tuna ha detto Tunizza. Dove Tuna ha detto: io sono stanco di farmi cercare. Non è questo il caso, ovviamente, però tanti PG, magari non capiva bene il matchup. Ha guardato un set di Sasitz a Genova. Ha detto: è autoilluminazione. Ok. Questo è il PG che devo usare. Il PG che mette i blocchi. Il PG che mina. Il PG che non ha bisogno di interagire. È vero. Per prendere la lead. Esatto. Perché lui scava. Lui scava. Si prende i materiali e diventa più forte. Parliamo un po' del matchup. Non saprei cosa aspettarmi da questo matchup. Perché Ike comunque dovrà cercare, così, di avvicinarsi. Però ecco, c'è Zombie che ha degli attacchi con una frame data migliore, sinceramente. Esatto, però esatto. Ha anche meno range di Ike, quindi siamo sempre su quella vibe lì. Meno range di Ike in situazioni di disadvantage potrebbe non favorirlo, anche se il disadvantage alla fine è carretto, incudine, blocchino, di Ice sbagliata. Di Ice sospetta lì. Di Ice sospetta. Prende la stock senza il diamante, ha preso un po' di oro, ma qui cosa importante è lo stack, esatto. L'avanzamento dei materiali si resetta con la perdita della stock, quindi per trovare il diamante ora dovrà lavorare di più. Però se trova il diamante lo tiene. Bellino questo setup, forse un po' troppo vicino alla TNT. Comunque apprezzo molto la pazienza di Tolu, che non sta forzando troppe interazioni, ma sta cercando di spaziarsi come dovrebbe. Infatti Tolu con la giusta pazienza, i giusti mix up, esatto. Sa le mosse con cui dovrebbe rompere i blocchi, anche se up smash sbagliatissima qui, proprio dritto è andato. È andato dritto ed è morto molto prima di... forse più presto di quanto pensassi. Sì, un 10% forse dirigeva se faceva di AI giusta. Anche di più, Ike personaggio pesante. Ike è bello pesante, sì. Ike con questa spada in realtà può distruggere i blocchi agilmente, anche se prima ho visto un Nair forse stallato che non ha distrutto i blocchi di terreno. Ok. Immaginavo avrà difficoltà a rompere anche quelli di legno. Anche solo quelli di legno. Ovviamente abbiamo il diamante online, non l'ho visto. Sì, esatto. Diamante oro, però ha perso la stock in questo momento. Non riesce a summonare la crafting table, Tuna Link. Un peccato, perché qualche interazione molto più favorevole. Poteva. Qui sono un bel po' di danni. Chissà se Tuna Link si è studiato le nuove tecniche di Steve. Si è sfumato? Si è studiato? Le nuove tecniche di Steve. Tutto sesso. Tutte. Da quelle legali a quelle illegali. Ovviamente non usiamo quelle illegali. Bella. Tuna Link studioso. L'avresti detto? Non mi ha sentito. Vediamo un po' di carenza di materiali per questo zombie. Carenza di materiali perché è voluto andare un po' più deep. Vuole sfruttare il diamante. Il diamante, giusto. Sai che minare su questo stage mina col piccone. E il piccone si consuma ad ogni hit presa e a ogni minata. Ok. Quindi in realtà non so. Ok. Queste cose tecniche non le so. So più o meno come si comporta sullo stage. I suoi strumenti si consumano con l'utilizzo. Sia con gli hit dati, sì. A qualsiasi cosa, al PG, a blocchi, sia minando. Perché ha ammazzato super presto, non ho visto nemmeno la percentuale, ma mid stage. Sì. Però Dash Attack mi sa che a 90 stava per uccidere senza rage. Attenzione, questo è Dash Attack di Ike, non si scherza. Madonna, devo dire, forse signature move di Don Cascone, giusto? Sì, anche 44%. Forse poteva fare di più. Ancora di più, decisamente. Sì, ma c'è 44% con 4 hit. Allora adesso cerca la kill Ike sicuramente. 100%. Attenzione, oddio, bruttissima posizione. Okay, torna a ledge. Non ha preso per davvero poco. Complimenti a te per la recovery. Oh, bel bear. Decisamente bel bear. Sì. Pensavo fosse ancora vivo. No, bro, no. Fortissimo quel bear. Molto importante la prima stock di Steve, non in questo matchup in genere. Se lasci prendere il diamante a Steve durante la prima stock, molto probabilmente ha vinto il game. Perché mette una pressione tale che tu devi per forza approcciarlo
prende il diamante, il secondo diamante, minando col diamante, lo prende molto più velocemente. Ma davvero? Molto più velocemente. Per capire, su Wikipedia, su Smash Wiki, ci sono le tabelle di quanto deve minare per arrivare al diamante con i vari materiali. Ok. E col legno mina più lentamente e sono tipo 3 righe. Arriva tipo alla metà della 3ª o 4ª riga per prendere il diamante. Con la stone un po' di meno, col ferro un po' di meno, con l'oro mina velocissimamente, lo prende in meno di 2 righe. Bello. E col diamante anche, però col diamante è tipo super easy. Ok. Sì, sì, sì. Però il diamante lo vorresti utilizzare per colpire? Il diamante lo vuoi utilizzare per colpire assolutamente, fai molti più danni, fai molto più knockback, ci ammazzi subito, rispetto al legno. Però è anche altri tool, effettivamente. La cosa importante secondo me è appunto la pressione che metti, perché se tu hai il diamante, se tu sei vicino a prendere il diamante, io ti devo approcciare. Abbiamo visto 78% di sì. Cioè, spollente. Da una throw. Da una throw. Potevo metterci un po' di smash di AI. Sì, 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 sì. Allora, non so. Oddio, penso che AI si prenda molto, 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 però. No, no, ci esco con delle idee. Sì. Sì, cioè non ci esco del tutto, un po' mi prendo. Sub smash ha coperto l'opzione di recupero di per tornare a un stage di Tolu. Ok, Tolu, vediamolo qua. Bravo, evita la grab. No, mi aspettavo una P, invece no. Trova subito la kill. Trova subito la kill senza. Non ha il diamante. L'oro non è abbastanza per craftare un tool. Quindi Tuanix si trova con gli strumenti di ferro. Abbiamo visto 3 mosse per rompere i blocchi di legno. Molto particolare. Pensavo che la spada di Ike facesse più danni. Sì, forse era un po' stallata, ecco. Forse un po' stallata. Abbiamo questi blocchi molto molto fastidiosi. Cerca l'RPS. L'RPS a suo sfavore, ovviamente. A sfavore di Ike. Quando ci sono i blocchi in mezzo. Ike off stage senza salto? Ike off stage senza salto, vediamo. Ok, down smash. Prende la seconda fortissimo. Stock, il diamante online. Decide di craftarlo subito, non lo tiene per la prossima stock. Ah, può avere anche senso, 52%. Sì, esatto. Diciamo che è in un'ottima posizione. Cos'era stato smash? Up smash, punisce questo up smash. Mi sa che era un po' miscliccato quell'up smash. Attenzione, la combo col diamante, 50% con 3 mosse da una troll. 50% con 3 mosse, vedete, me lo son perso. Ha fatto 18% con l'attacco. di AI sbagliata, ma vive esatto. Al pelo. Un'altra possibilità per raccare più danni. Attenzione, un po' impanicato il Tuna Link. Chiaramente sarei anche io impanicato in quella situazione. Voglio tornare off stage, ma c'è Ike che mi swinga la spada. So che mi ammazza presto. So che se faccio un air dodge sbagliato a terra mi becco il dash attack. È vero. Adesso c'è Tuna Link 69 intanto. Tuna Link 69. No, not one in 69. Ring Tolo 69. Ring Tolo 69. Davvero poca rage. Cerca questi AP. Forse anche tu non arrivi a 69 adesso. Permette il crafting del diamante. E questo F smash caricatissimo sul blocco. Che va a prendere. Un po' una cliccatina da parte di Ring. Vero. Non direi brutta, perché ogni tanto ci sta come cliccata, però in questo caso ha giocato a suo sfavore. Devi fare attenzione, in questo caso devi fare attenzione, devi solo puntare a tornare sullo stage. Cosa? Qualcuno ci tiene a ricordarci della victory screen eliminata di Steve? Era quella, ma non c'era. Purtroppo la mangia tutta la carne da una giornata. Adesso dove andremo? Sempre su Small Battlefield. Small Battlefield invece di Battlefield. È uno stage che mi piace tanto. Mi vedo anche a loro. Non ha stage davvero brutti. A parte Yoshi Story, dove tanta lana, okay. Mina con la pala. Questa stavamo per vedere una stock molto molto presto, però... Sì, no, conta, io ci gioco ogni giorno con questo Steve, quindi non mi sbalordisco di nulla. Forse per chi non l'ha mai visto, effettivamente... Guarda, c'è 35%. Giusto.
Abbiamo tipo per Tuna in venue. Molto bravo. Non cerca l'aggressività, non cerca per forza la situazione di advantage per colpire, ma per minare, che è quello che deve fare in questa situazione. Il diamante online è arrivato. Non penso che lo userà adesso il diamante comunque. Spero di no, perché è già una percentuale abbastanza alta, ha ancora abbastanza energia nei suoi strumenti. Esatto, però... però. Ike. Però. Fa Ike. E infatti subito il diamante. P voleva volare. Si stava riposizionando. Beh, assolutamente che... non misclick. No, assolutamente. Attenzione, potrebbe succedere qualcosa? Situazione strana con i blocchi lì, non so perché abbia deciso di farli. Perché era mazza a centro stage. PG onesto. Perché whiffa, ma non perde la situazione di advantage. Buona giocata da parte di Raintolu. Si è riportato dopo tutto quel disadvantage che aveva prima. Ha caduto al 6%. 80-20. Ok, bravo, si riposiziona al centro. E niente, ricomincia il giochino di Steve. Tuna vuole mettere, so che vuole mettere in stream la Cimolitz. Sai qual è la Cimolitz? Qual è la Cimolitz? Blocco, mino, aspetto che mi viene a rompere. Smash. Però al momento non ha la spada. Ma quella è tipo la Day One, non... cioè, la Day One, chi è che ci casca? Cimolitz è capace di farti cascare. Bellissima Pair. Molto bella Pair Miti. Davvero, Cimolix, cioè oggi Cimolix non l'ho visto. Cimolix mi pare che oggi non c'è, oggi no. Mancano tanti milanesi. Tre Nair che non hanno distrutto i blocchi di Stone. Molto strano. Cimolix, ringraziamo Cimolix per le magnifiche grafiche dei Weekly. È vero. Dei Weekly Gormiti, finalmente abbiamo di nuovo Weekly a Milano. Chi non è del gruppo milanese si perde delle opere d'arte. Ma è come morto. Attenzione, situazione di parità. Tra l'altro una cosa che non capisco è perché non punisca la F-Smash di Steve con l'app di Ike. Ma dici che ci arriva? Non lo so. Secondo me sì, cioè è bello lungo. Non so, frame data particolare. 64! E... ah! Tuna urla. Tuna urla, gode, Tuna... E poteva essere di più, eh. Poteva essere di più. La optimal col diamante penso sia 74. Anche 80, 40. 90, la paura. Andato il piccone. Attenzione. Aia. Il diamante ha bisogno di prendere il diamante subito. Esatto. Oh, bravo che lo crafta. Bella strategia qua. Copre il ledge e poi si mette a craftare il diamante a centro stage sapendo che non lo può colpire. Decide di buttare un po' di diamanti così. Si ritrova con solo 3 risorse di ferro. Ma il muro gli permette di minare di nuovo full materiali. Ok, vediamo qua, Ryan che cerca! Dash attack, non ha preso per davvero pochissimi frame di invincibilità. Poi immagino che con una confirm di Ike potrebbe chiudere la stock. La confirm di Ike, ma questa smash... Non dovrebbe killare, esatto. Buona questa volta, di Ike giusta di Ike, infatti non killa, vedi. Quello che dicevamo prima. Abbiamo... Tolu all'angolo, Tolu all'angolo, cerca di schivare il destro e sinistro, ma in realtà uno è dietro di lui. Cazzo! E qui abbiamo un Ike con Rage, pericolosissimo, Rage. Infatti questa mi sa che di pochissimo, ma ha killato, esatto. Per davvero poco ha killato. Per poco. Una di Ike, ma lì non poteva far troppo. Tolu sta giocando il suo. Se la stanno giocando. Sembra costantemente in svantaggio per tutto il game, ma arriva all'ultima stock e... Esatto. Sembra soffrire, ma... Ha studiato. 2-1 per il giocatore marchigiano. Il grifone. Per la sua... Ah, quello è il logo della Marchigian Crew? È il logo della Marchigian Crew, esatto. Ah. È il nuovo. Quello era con l'Umbria. Lo sapevo avrei sbagliato. Infatti quello non è il logo della Marchigia. Lo sapevo. Pensavo l'avessero cambiato. No, quindi Umbria. Ci correggono. Quindi giocatore umbro, non marchigiano, mi dispiace. Picca Sephiroth, attenzione Sephiroth. Una scelta Sephiroth. Che mi piace sinceramente.
è in vantaggio. C'ha un game di vantaggio. Vuole provare il Sephiroth. Attenzione, magari... subito. Magari cerca di prenderlo off guard. Magari ha solo voglia di giocare lo spadaccino con la spada più lunga di, della storia di videogame. Al momento in vantaggio. Ah, non si aggrappa al, ai muri col, col fere. Sicuro di sì. Sì, credo di sì. Cioè, eh no, li ha spaccati, non si attacca. Probabilmente dipende da alcune condizioni. Vedi, vedi, vedi. Particolare. Forse su muri più duri? Non so. Muri più duri. Sei sicuro di averla vista questa interazione? No, però. Ok, il diamante. Sarebbe carina come cosa. Molto, molto early. Potrebbe addirittura aggrapparla. Attenzione, è subito così. Bravissimo. Te l'aspettavo. Sai il B potenziato? Ti aspettava. E tu invece no. Un peccato, un peccato. Stavo per dire che questo matchup, a differenza di quello prima, farà molta differenza appunto il peso di Sephiroth. Il peso di Sephiroth è vero, anche se mi pare stia comportando meglio di Ike al momento. Esatto, cioè la cosa adesso sta nel prendere Sephiroth con tutto il range che ha e con quel fair che è molto veloce quel fair. Rompere i blocchi magari un po' più lentamente, ma dalla distanza non rischia nulla. Ala è online. Lala. Attenzione di nuovo. Invece no. Attenzione. Talenziti. L'assist. Favorisce il giocatore milanese. Talenziti dice qui siamo a Milano. Esatto. La town è Milano. Town in City è in provincia di Milano, ricordiamo. Talenziti in provincia di Milano. Effettivamente campagna e città. Baranzate. Bollate e Milano. È un po' il quadretto di Baranzate questo. È vero. Il comune, il provinciale. Madonna. Diamante. Quindi c'ha il diamante, sì. Nonostante la grandissima lead della prima stock, Sephiroth adesso in svantaggio. Adesso in svantaggio. Il diamante racca i suoi danni. Prende la sua stock molto early. Da una grab. No, niente follow up. Colpa della rage. Questo pecchiere cerca decima allo scudo, ma non è un problema. Back throwino, riposizionamento di turno che trova l'oro intanto. Si fa il suo giretto in auto, Steve. per le strade di provincia. No? Passeggiatina a 20 all'ora per le strade di provincia, sì. Siamo a una distanza di una combo. Una combo di Steve. Dalla kill percent. Kill percent. Forse Smash le avrebbe preso. Forse sì, sai. Però sì, probabilmente sì. Non killava. Non faremo altro carretto. Attenzione, siamo ancora live. Carretto. Abbiamo paura di una prima stock. Attenzione. Bella, bellissimo spacing. Oddio, la vivo, attenzione. È vivo. Non è ancora detta l'ultima parola. Di nuovo. Tolu sta recuperando. Ha recuperato tutto. Situazione super even. Esatto. Diamante online. Alla online. Becker che quasi prende. Oh, attenzione. Situazione all'edge. Prende la stock. 3-1. Applausi in venue. Bravi. È stato un set divertente. Back and forth, come si dice. Tu una Link forse un po' infastidito. Non voleva far funzionare di più il suo nuovo PG. Ma in realtà sta scile. Però c'è da dire che si è visto che comunque Tolu ha studiato.